Ogni giornata che ci lasciamo alle spalle è un passo in avanti e metri in meno che mancano al traguardo. Siamo giunti al giro di boa, la prima parte di campionato viene archiviata, è tempo di esamine soprattutto, è tempo di tirare le somme in casa BSR Grugliasco così come in casa Junior Biellese. Buon pomeriggio amici di The Black Studio Sport Live, siamo qui all'impianto comunale di Leonardo da Vinci di Grugliasco per assistere alla 17ª giornata di campionato di eccellenza tra BSR Grugliasco e Junior Biellese. Io sono Federico Spanu, accanto a me Eugenio Sesia che quest'oggi mi terrà compagnia per il commento della partita. Buon pomeriggio Eugenio. Buon pomeriggio Federico. Allora, due squadre che arrivano in una situazione diversa di campionato, c'è serenità, tranquillità a Biella, mentre invece più agitazione, più ansia in casa BSR, il BSR che oggi è chiamato a portare a casa dei punti soprattutto per dare una svolta al campionato. A questo punto quindi quanto potrà incidere a livello psicologico questa pressione per il BSR se poi alla fine i biancorossi sono la squadra che hanno di più da perdere quest'oggi? Beh, sicuramente il BSR dovrà cercare di entrare in campo senza paura, cercando di non pensare alla situazione di classifica, mentre invece la Biellese entrerà in campo come al solito tranquilla, dato che la classifica è amica da parte per la squadra di Biella. Infatti la squadra bianconera staziona a metà classifica, quindi di sicuro direi che il Grugliasco sicuramente molto più da perdere rispetto agli avversari e dovrà cercare di fare la partita e soprattutto cercare di impedire le fonti di gioco del Biella di costruire proprio l'azione avversaria. Sarà importante anche la sfida nella sfida, quello tra i due attaccanti, da una parte Sansone con sei reti, anche se manca per il BSR Grugliasco Trentinella, poi vedremo nel corso della telecronaca il perché della sua assenza. Per quel che riguarda invece la Junior Biellese, importante giocatore come la Padula, 12 reti in 16 presenze, è il pericolo numero uno per Faghino. Come pensi che il BSR dovrà arginare lo strapotere offensivo di questo giocatore? Sì, la Padula è un giocatore dotato di grande velocità e ha segnato tantissimi gol nelle prime giornate, una media gol per partita ottima, quindi la soluzione difensiva per il BSR sarà quella di cercare i raddoppi di marcatura proprio sulla Padula per cercare di impedirgli di accentrarsi per liberare la propria conclusione. Dunque dovranno fare molta attenzione sia i centrocampisti ma anche i terzini. Ok, avete visto alle mie spalle i giocatori che sono rientrati negli spogliatoi, quindi voi prendete una posizione comoda e noi siamo pronti a raccontarvi lo spettacolo del campionato di eccellenza in campo BSR Grugliasco Junior Biellese. A tra poco. Il passato è passato e sta lì in un angolo coperto da un fitto strato di polvere. È un passato da dimenticare, quello del BSR Grugliasco, da consolidare per la Junior Biellese che si affaccia su un futuro roseo. È un avvenire incerto invece quello dei padroni di casa, ma oggi è presente e l'imperativo dei biancorossi è dimenticare ciò che è stato per costruirsi un futuro migliore. Dall'impianto comunale Leonardo da Vinci di Grugliasco un saluto da Federico Spanu ed Eugenio Sesia e benvenuti a questa 17ª giornata del girone A del campionato di eccellenza in campo BSR Grugliasco Junior Biellese. Siamo giunti al crocevia, Eugenio. Si chiude quest'oggi il girone di andata di questo campionato, quindi appunto è una parte da archiviare, adesso bisogna pensare al futuro. Sì, dopo la chiusura del girone d'andata adesso inizia un nuovo campionato, soprattutto per la BSR Grugliasco che dovrà cercare di costruire la propria scalata in classifica contro la Biellese che in questo momento è in gran forma, staziona a metà classifica, quindi sarà una partita dura per la BSR, ma sono convinto che se riusciranno a giocare con aggressività potranno mettere in difficoltà gli ospiti. Andiamo a leggere le formazioni in campo, non ci sono grandi novità per quel che riguarda la Junior Biellese che si schiena con Alessio Dinaro tra i pali, poi da destra a sinistra Bustreo, da Milani, Cossavella e Quarna. 4-3-3 il modulo iniziale con Giordano, Mangolini e Vanoli a centrocampo e poi il tridente offensivo con Coppo sulla destra, Marazzato punta centrale e la Padula che inizierà sul settore di sinistra, anche se i due si scambieranno spesso durante la partita, anche se poi va detto che la Junior Biellese spesso muta il proprio schieramento tattico spostandosi ad un 3-5-2. Andiamo a vedere invece il BSR Grugliasco
fiasco, dove ci sono molte novità, tra cui anche l'assenza iniziale dal primo minuto da parte del bomber Sansone. 4-2-3-1 classico per Faghino, con Del Boccio tra i pali da destra a sinistra, Guerrieri, Bertello, Marmo e Vadalà. I due di centrocampo sono Todella, come al solito, che non ha ancora saltato una partita, e Giovanni Maiorana. Quindi Cedro per il momento sta in panchina, e poi il tridente d'attacco a sostegno di Lancianese da destra a sinistra, con la Saponara, Palmieri e Delisi. Arbitrerà l'incontro il signor Diego Peloso della sezione di Nichelino, coadiuvato da Gianmarco Pellegrino di Torino e Luigi Sacchitella di Collegno. È tutto pronto per l'inizio di questa 17ª giornata. Andiamo a leggere anche le panchine con il BSR, che schiera con il numero 12 Orsini, il 13 Cedro, 14 Sansone, 15 Sanasi, 16 Careri, 17 Bontempo, 18 Contorno. Per quel che riguarda invece la truppa di De Bernardi, 12 Sazimanowski, 13 Kalajdzic, 14 Giavarra, 15 Giunta, 16 Scaccianoce, 17 Ramella, 18 Ferrari. E come avete visto, è iniziata quindi la partita da sinistra a destra dei vostri teleschermi. Agirà il BSR Grugliasco con la solita casacca biancorossa, invece la consueta maglia bianconera per la Junior Biellese, che subito prova ad affacciarsi in attacco e si crea subito un'occasione pericolosa con questo calcio di punizione. Sì, ha spinto subito sulla fascia destra la Biellese, che ha favorito anche del calcio d'inizio, è riuscita subito a portarsi sulla tre quarti avversaria, ha conquistato un buon fallo, un buon calcio di punizione lungo la corsia di destra. Occhio adesso ai saltatori degli ospiti, perché sono spesso molto pericolosi. Dentro l'area ci sono Marazzato, la Padula, anche Cossavella, attenzione ovviamente anche a Diego Giordano. Si creano i blocchi all'interno dell'area di rigore, vigila su Cossavella, Bertello, la palla messa in mezzo, spazza via la difesa del BSR, poi questa conclusione con il mancino da parte di Edoardo Bustreo, presa troppo d'esterno, palla che esce abbondantemente sulla destra di Del Boccio, però subito comunque la Biellese che cerca di rendersi pericolosa, di imprimere il proprio gioco sulla gara. E questo invece è quello che deve cercare di evitare il BRS, ovvero cercare di interrompere subito il gioco degli ospiti a partire dalle prime fasi di gioco. In questo momento invece sono stati schiacciati nella propria area di rigore i padroni di casa, che hanno rischiato di subire gol su questa conclusione da parte del terzino sinistro degli ospiti. Qui atterrato Palmieri, però l'arbitro giudica assolutamente regolare l'intervento da parte di Bustreo, quindi ci sarà rimessa laterale per la Biellese. Subito il pallone a cercare la Padula, fermato però dalla difesa biancorossa, poi forse uno sgambetto malizioso da parte di Palmieri, che atterra Diego Giordano, ma è tutto ancora regolare. La Padula molto bene, cerca di liberarsi dalla marcatura stretta di Guerrieri. Sarà, abbiamo detto, anche in fase di apertura importante il lavoro di Guerrieri, diciamo che la sua prestazione lieviterà se riuscirà a contenere un giocatore fondamentale per la Biellese come appunto è la Padula. Sì, in questo momento Guerrieri sta facendo veramente un ottimo lavoro sull'ala della Biellese, che fino a questo momento non è riuscita ancora ad esprimere tutta la propria velocità in questo primo inizio di gara, e quindi insomma fino adesso ottimo il lavoro dei terzini, che avevamo detto deve essere fondamentale in questa gara. Giordano allarga per la Padula, che però è scattato con qualche istante di anticipo, quindi si alza puntuale la bandierina del signor Pellegrino di Torino. Abbiamo visto proprio come gli si francobolli addosso Guerrieri, anche se la Padula è un attaccante molto abile proprio nel crearsi il contatto e soprattutto nello sfruttare l'appoggio del difensore per aggirarlo, visto che è dotato anche di discreta velocità. Subito questo lancio in avanti controllato con assoluta facilità da parte di Giordano, che la lascia scorrere sul fondo. Particolare l'assenza di Sansone, anche se ultimamente nel BSR si è visto
qualche modifica tattica. Soprattutto Faghino non è rimasto soddisfatto dell'atteggiamento mentale di alcuni giocatori, come per esempio Cedro, che anche lui oggi si siede in panchina, e Sansone, un po' troppo superficiali, e diciamo che può essere questo un monito per i giocatori. Faghino vuole assolutamente concentrazione, assoluto impegno. Attenzione a questa palla messa in mezzo, poi Marmo la spazza via senza fronzoli, in avanti a cercare il movimento di La Saponara. Bravo ad arrivare anche Lancianese, per lui questo è un test importantissimo, lui che viene dalla Juniores, che comunque ha già fatto tre presenze quest'anno, già un gol, è andato a segno in prima squadra contro Lomegna. Di certo non è facile per un giocatore abituato ad altri livelli subito provare a rendersi pericoloso in una partita così importante di eccellenza. Sì, però vedete anche dalla struttura fisica di Lancianese, un giocatore molto alto, molto robusto, e quindi può comunque dare fastidio ai difensori avversari, creandosi spazio proprio con le sue grandi doti atletiche. Sarà sicuramente una chiave di gioco importante per i padroni di casa. Qui disturbato da Quarna, non riesce a controllare il pallone, il numero 9 del BSR, poi non bene il controllo di Delisi, però c'è spazio sulla corsia mancina per Majorana, che prova a sfondare, chiusura della Biellese, poi prova qui una giocata di Fino, La Saponara che non si conclude nel miglior modo possibile, però ottimo il pressing in queste prime battute iniziali da parte del BSR, che cerca ovviamente di limitare la pericolosità offensiva del Junior Biellese. È questo che deve fare. Non appena hanno perso la palla, i giocatori biancorossi sono subito andati ad aggredire il portatore di palla avversario nel tentativo di rubare il pallone, e a momenti ci riuscivano. Hanno comunque soltanto concesso una rimessa laterale alla Biellese, che in questo momento sta cercando di spingere per raggiungere il gol. Ritmi comunque molto blandi in questi primi minuti di gioco. Due squadre che stanno facendo particolare attenzione alla fase difensiva. Qui recupera la Biellese, e allora Mangolini ha spazio davanti a sé, allarga dall'altra parte dove c'è Coppo. Prova ad accentrarsi Coppo, scarica centralmente per Vanoli, l'1-2 che non si chiude, la chiusura di Bertello. Allora può ripartire il BSR perché c'è spazio. Palla larga da questa parte per Palmieri. Si sovrappone anche Guerrieri sulla corsia di destra, prova l'1 contro 1, la palla messa in mezzo a cercare Lancianese, sporcata dalla difesa della Biellese, poi arriva la conclusione con il destro, la conclusione provata da Delisi, la palla che ha rimbalzato davanti a Dinaro ed è uscita veramente di poco. Ottima questa giocata offensiva da parte del BSR. Comunque era andato al tiro Giovanni Majorana, non Delisi. Avete visto comunque che Guerrieri non si limita soltanto a difendere, a limitare le avanzate di La Padula, ma si spinge anche in attacco. Qui ottima la sovrapposizione su Palmieri, che gli ha servito uno splendido pallone, poi buono anche il cross in mezzo del terzino destro del BRS, che comunque non è riuscito ad andare al fondo. Attenzione La Padula, prova a scatenarsi, va centralmente, però ancora una volta qui si alza la bandierina dell'assistente. Non c'è tempo da perdere, qui però sbaglia Marmo a rimettere in gioco il pallone in maniera troppo celere, non ci arriva Gianluca Palmieri, e quindi fallo laterale ancora per la Biellese. C'è Bustreo in avanti, sempre a cercare la Padula, non riesce a girarsi Marazzato, poi però la palla viene allargata sulla corsia di destra dove c'è Coppo, prova ad accentrarsi Coppo, cerca lo scarico verso Vanoli, recupera il BSR, palla in avanti, attenzione perché va velocissimo Lancianese, però è chiuso molto bene da Cossavella, che controlla anche con una certa agevolezza lo scatto da parte dell'attaccante. Qui ancora ottima la chiusura da parte di Da Milano. Quindi si lotta in mezzo al campo, c'è un'entrata irregolare da parte di Majorana, però si prosegue, palla larga verso Bustreo, sbaglia il passaggio Bustreo, allora recupera il BSR, ottima la giocata di Todella, che poi ha provato una cosa
troppo difficile. Sì, ha riuscito a recuperare un ottimo pallone sulla linea di centrocampo Todella, si è fatto anche un gran tunnel a danni di difensore, poi ha cercato una conclusione sinceramente un po' velleitaria, pallone che si è spento a lato, nessun problema per il portiere degli ospiti. Palla spazzata in avanti, la spizzica di testa Giordano, quindi ancora prova Marazzato a prendere posizione, finora comunque impeccabile la chiusura da parte di Marmo, che quest'oggi prende il posto di De Pretis, squalificato, c'è alternanza tra i due. Tra l'altro Marmo quest'anno comunque ha partecipato molto in campo con 11 presenze, è andato anche a segno nella partita contro la Igreville, lui che ricordiamo tormentato ormai praticamente da una stagione e mezza da problemi muscolari al ginocchio, spesso ha giocato con infiltrazioni, ha avuto qualche difficoltà inizialmente in questo campionato, però ha avuto un approccio buono fino a questo momento in questa partita contro la Biellese, qui non riesce a vincere il rimpallo Todella. Sì, Marmo fino in questo momento sta giocando molto bene, sta tenendo bene sotto d'occhio l'attaccante Marazzato, il centravanti della Biellese, quindi fino in questo momento una prestazione ottima da parte di tutto il pacchetto difensivo dei padroni di casa, che in questo momento recuperano un altro ottimo pallone sulla propria tre quarti avversaria. Quindi Marmo prova a gestire, lui non ha i piedi delicati per ricamare il gioco dei grugliascesi, in effetti si vede, il suo è più un rilancio difensivo che non un tocco da impostatore di gioco, troppo lungo, e quindi la Biellese può ripartire in questo momento. Vannoli che scarica all'indietro, quindi poi Mangolini prova ad allargare dall'altra parte dove Coppo però aveva stretto verso il centro. Abbiamo visto molto anche la mobilità di Coppo, che tende a partire largo per poi accentrarsi e provare a sorprendere Vadalà, che comunque è un giocatore molto veloce, e in effetti Faghino ha sottolineato nel prepartita come fosse importante quest'oggi avere due terzini di grande velocità. Attenzione perché prova a spingere Bustreo, la conclusione di Bustreo, la palla che però va ancora a lato, qui forse poteva servire qualcuno nel mezzo. Sì, qui l'azione della Biellese è nata da un disimpegno sbagliato questa volta di Guerrieri, che aveva anticipato ancora una volta molto bene la Padula, ma poi ha sbagliato forse la cosa più semplice, ovvero il passaggio al proprio compagno di squadra. Ha avuto spazio sulla sinistra Bustreo, che dispone di un gran sinistro dalla distanza, abbiamo visto anche nelle prime fasi di gioco tentare questa soluzione. In effetti comunque c'erano altri giocatori posizionati meglio al centro dell'area di rigore che forse andavano premiati. Todella prova a sfondare, controllato però molto bene da Mangolini, che allora riapre, però ancora una volta troppo lungo questo servizio a cercare Coppo, stato ben contenuto ancora una volta da Vadalà, però c'è stata una deviazione, quindi il Junior Biellese che si riaffaccia e prova a mettere tende picconi sulla metà campo del BSR. Qui la palla scaricata all'indietro dove c'è Giordano che prova ad impostare, la palla messa in mezzo, Marmo esce di testa e poi va a dire qualcosa a Guerrieri, forse era troppo vicino a lui, deve stare più largo, deve fare attenzione, non deve mai perderlo. Sì, Guerrieri deve fare molta attenzione, deve cercare di seguire la linea difensiva impostata dal proprio capitano, qui in questo caso era troppo vicino al centrale difensivo e ha rischiato di farsi prendere alle spalle dalla Padula. Occhio intanto all'azione. Attenzione perché qui sbaglia insolitamente la Padula, il controllo diventa facile, la lettura difensiva da parte dei padroni di casa, e poi ancora questo lancio in avanti controllato, troppo lungo, fasi un po' concitate del match che stenta a decollare, non si sono viste particolari azioni, intanto anche qua controllo non perfetto da parte di Bustreo, la Padula prova a mettere ordine però non riesce a scaricare verso Vanoli, quindi ancora Marazzato all'indietro verso Mangolini, largo dove c'è Coppo, prova l'uno contro uno con Vadalà, arriva pronto il raddoppio, poi centralmente per Vanoli, attenzione qui perché Bertello rischia qualcosa nel rinvio, stava per inserirsi molto bene Marazzato. Certo che se la Junior Biellese alza i ritmi e comincia a mettere in mostra quelle che sono le sue qualità tecniche, diventa veramente molto pericolosa e rischia di infilare la difesa abbastanza statica del BSR. Sì, in questo caso c'è stato un ottimo velo da parte di Marazzato che ha favorito l'inserimento del centrocampista. Occhio intanto all'azione del BSR.
Sì, occhio, perché qui Todella prova ad accentrarsi, fermato Todella che poi gioca troppo con il pallone tra i piedi e perde inevitabilmente la sfera. Sì, stavamo dicendo prima di questa bellissima trama offensiva da parte della Biellese, che non si è conclusa per un malinteso fra Marazzato e il proprio esterno Coppo, che è andato verso il centro, e quindi comunque una buona occasione avuta dalla Biellese. Poi tremebondo il rinvio del difensore dei padroni di casa Bertello, che ha calciato addosso al proprio avversario, a momenti favoriva un'altra ottima azione per gli ospiti. Intanto qui abbiamo visto la buonissima chiusura da parte di Guerrieri proprio sulla padula. Abbiamo visto in queste prime parti della prima frazione di gioco come Faghino abbia deciso di dirottare in posizione più offensiva, più vicino al lancionese, Federico Todella, mentre rimangono i due centrali di centrocampo, Maiorana e Delisi. Va a prendersi il pallone Vanoli, eccolo qui, servito, scarica all'indietro per Giordano, uno sguardo all'orizzonte, palla messa in mezzo, controlla senza problemi, va da là, poi la spizza di testa Maiorana, non riesce a tenerla viva Lancianese. Allora Coppo, ottimo l'aggancio, ancora Coppo, lascia sul posto, va da là, Coppo prova ad accelerare, se ne va ancora lui, poi rientra molto bene, va da là che gli scippa la palla, la mette in fallo laterale. Anche in questo caso diciamo che la lettura che possiamo dare a questa prima frazione, a questa prima parte, è che la Junior Biellese cerca spesso di dirottare la palla sulle corsie, sia a destra che quella mancina. Qui prova a recuperare il BSR, palla in avanti verso Lancianese che sgomita, ancora Lancianese, la contiene molto bene, poi allarga verso Palmieri, a spazio Palmieri, si sta sovrapponendo Guerrieri, ancora Palmieri, Palmieri sbaglia il passaggio. E qui troppa superficialità nel consegnare il pallone al compagno. Sì, ancora una volta Guerrieri si era sovrapposto con i tempi giusti, però il passaggio di Palmieri è stato completamente sbagliato, troppo vicino al terzino avversario, che ha avuto vita facile nel coprire la palla mentre scivolava lentamente sul fondo. Attenzione a questa transizione offensiva da parte della Junior Biellese, ci prova Mangolini, si era mosso molto bene la padula, però ha letto alla grande la difesa del BSR. Adesso ci sono spazi in mezzo al campo, recupera, aveva recuperato Maiorana, era caduto Mangolini, anche se forse qui l'arbitro ha fischiato un contatto che mi è parso abbastanza veniale. Coppo prova ad agire centralmente, non si intende con la padula, lo controlla molto bene Bertello, e allora Maiorana, quindi Guerrieri, Delisi all'indietro verso Marmo, deve muoversi di più Maiorana, che riceve adesso il pallone, ancora Delisi, Marmo vorrebbe il pallone, Palmieri, Guerrieri, ancora Guerrieri, rischia qualcosina, attaccato da Marazzato, poi si rifugia su Del Boccio. Vediamo linea praticamente a 4 sul fronte offensivo per il Grugliasco, però se ad impostare Marmo difficilmente si riescono ad imbeccare le punte. Qui è stata sprecata una buona occasione, perché era salito molto bene la linea di centrocampo del BSR, erano in 4 contro 4 in difesa, poi però è stato sprecato malamente questa opportunità da un lancio sbagliato da parte di Marmo, pallone veramente troppo lungo, irraggiungibile per gli avanti del BSR, che comunque in questo momento stanno tentando di più questa soluzione, ovvero quella del lancio piuttosto che il fraseggio corto, e in questo momento i difensori ospiti hanno vita facile nel contenere le azioni offensive dei padroni di casa. Qui intanto un contatto proibito di Marmo nei confronti di Giordano, che rimane a terra, probabilmente la disposizione data da De Bernardi nella fase di non possesso della Junior Biellese è quella proprio di togliere respiro, togliere la fonte di gioco del BSR nei piedi di Maiorana e Delisi, quindi lasciando impostare i difensori come Marmo. Qui ha provato a sgommare centralmente la padula, contenuto bene, poi ottimo la giocata di Da Milano, che si è liberato agevolmente del proprio avversario. La padula la tiene molto bene, poi però ancora una volta sbaglia il passaggio nei confronti di Mangolini, quindi BSR che prova a rimpostare, cercare i centimetri di Todella, sovrastato, Coppo all'indietro, quindi la padula
controlla con il petto, sempre francobollato però da un difensore, diventa difficile anche tenere il pallone. Poi qui una lotta greco-romana tra Palmieri e Bustreo, quindi calcio di punizione per il BSR. Eh sì, Bustreo si è arrangiato un po' come ha potuto su Palmieri, che gli aveva preso posizione. Bustreo si è aggrappato letteralmente alla maglia dell'esterno del BSR, causando un fallo giustissimo. Punizione intanto già battuta. Todella allarga verso la Saponara, che prova ad accentrarsi e a superare Quarna, che però sta facendo bella guardia. Quarna, classe 97, per lui solamente tre presenze, che oggi era in ballottaggio con Giavarra, ha debuttato contro il Santiago e poi da quella partita in poi, intanto qui la conclusione di Todella, murata, respinta, da quel momento in poi De Bernardi gli ha dato fiducia. Intanto qui questa conclusione però si conclude con un nulla di fatto, tra l'altro c'era anche stata una segnalazione del guardialine e in effetti comunque diciamo Quarna sta in questo momento ripagando la fiducia di De Bernardi con prestazioni sempre molto buone. Anche oggi ha iniziato molto bene l'approccio contro un avversario non facile come la Saponara. Sì, avete visto come Quarna ha preso ottimamente posizione sulla Saponara, costringendolo a spingersi sull'esterno, poi l'ha chiuso molto bene in fallo laterale. E quindi infine in questo momento in effetti si sta meritando il posto da titolare Quarna, un giocatore veramente molto molto giovane ma di grandi prospettive. E beh, anche perché lui era stato addirittura aggregato al Novara la stagione 2011-2012 nel gruppo allievi nazionali in Lega Pro. La Junior Biellese prova a rendersi pericolosa, qui un'entrata perfetta di Delisi che poi lotta in mezzo al campo da terra, bravissimo, la palla allargata per la Saponara, spazio, prova a sgommare la Saponara, si accentra qua nasso di lui, lo fa ballare ancora la Saponara, la palla in mezzo, il tiro, e qui diventa abbastanza agevole per Dinaro, anche se non è riuscito a bloccare il pallone, lo accomoda in calcio d'angolo e quindi primo calcio d'angolo del match, ma ottima l'iniziativa di La Saponara. Sì, questa volta aveva sbagliato Quarna, troppo stretto vicino ai propri difensori centrali, ha lasciato spazio libero per La Saponara, che ha trovato un'ottima conclusione. Qui La Saponara scambia stretto con Palmieri, la palla in mezzo, e arriva il gol di Marmo, ma attenzione perché c'è stata una segnalazione di fuorigioco da parte del secondo assistente Luigi Sacchitella di Collegno, e qua bisogna capire se c'è stato il tocco, credo di Todella, prima del colpo di testa di Marmo, che effettivamente sembrava al di là della linea difensiva. Sì, Marmo sì, di sicuro era al di là della linea difensiva, bisogna vedere appunto se Todella ha toccato il pallone. Io ho avuto l'impressione che in effetti avesse tentato un colpo di tacco, quindi in effetti il gol a mio avviso è stato giustamente annullato ai padroni di casa per una netta posizione di fuorigioco da parte del difensore centrale, quest'oggi capitano dei padroni di casa. E quindi il BSR che parte comunque con il piede sull'acceleratore, rischia di mettere in difficoltà la Junior Biellese, lo ha fatto in questa circostanza, anche se Marmo si è fatto trovare in posizione irregolare, però l'atteggiamento sembra essere quello giusto. Palla messa in mezzo, spazzata, cerca di controllarla Palmieri, molto bene per i Guerrieri, tentativo di cross, troppo con l'esterno, facile la parata per Dinaro. Sì, qui ha provato prima una rimessa lunga, quasi un calcio d'angolo dentro l'area di rigore, poi la palla è ritornata di nuovo tra i piedi del terzino destro, che però sotto pressione ha calciato un po' come riusciva in mezzo, pallone che è terminato docilmente tra le braccia del portiere Dinaro. Va detto che ovviamente questa è una partita molto delicata e ne hanno colto l'importanza i giocatori del BSR, perlomeno dall'atteggiamento iniziale e propositivo che hanno avuto sulla partita. Faghino nel pregare ha detto: questa partita potrebbe essere lo spartiacque della stagione, abbiamo bisogno di fare i punti perché abbiamo un calendario tosto nelle prossime gare ed è fondamentale ritrovare la fiducia del gruppo, sono ragazzi giovani che rischiano di subire il contraccolpo psicologico dopo una serie negativa di partite. Qui la palla messa in mezzo, c'è stato forse un tocco di mano di Marmo del tutto involontario e quindi BSR che in qualche modo se la cava, però Junior Biellese che rimane comunque affacciata all'area di rigore dei padroni di casa e prova a rendersi pericolosa con questo fallo laterale, scappano tutti, prova a ricevere Vanoli, si avvicina anche Coppo, però contenuto molto bene, quindi Giordano
palla messa in mezzo a cercare Coppo, ancora imperioso di testa Marmo, che sta facendo una partita bellissima. Todella la spizza verso Palmieri, però fa da vedetta, da guardia Cossavella, che scarica all'indietro, poi riceve ancora il pallone Cossavella, centrale di Cossavella, Bustreo a cercare ancora una volta la Padula. L'1-2 si chiude con Bustreo, prova ad aumentare il ritmo la Junior Biellese con Marazzato, allarga molto bene per Coppo, qualche difficoltà nel controllare il pallone, poi si allarga, la palla messa in mezzo a cercare la Padula sul secondo palo, non è riuscito a controllare il pallone Vanoli. Ottima occasione questa per la Junior Biellese. Vanoli era completamente solo sul secondo palo. Sì, è un'azione costruita veramente in modo eccellente, tutti i passaggi raso terra, pallone allargato benissimo per Coppo, che è riuscito a mettere in mezzo anche un cross interessante. Poi c'è stato l'arbitro, ha anche fischiato un fallo di La Padula in attacco. Comunque veramente una grandissima azione da parte della Biellese, che in questo caso ha messo veramente ai ferri corti la difesa del BSR. E sicuramente stanno aumentando i ritmi della partita, che si sbroglia, comincia a sbloccarsi. Attenzione qui la Saponara, perché ruba un grande pallone. Allora Todella, possibilità per tirare, Todella, corpo all'indietro, palla che si impenna, anche se era stato disturbato perfettamente da Giordano. E quindi questo tentativo, anzi scusate, era stato disturbato da Milano, tentativo che si conclude con un nulla di fatto. Sì, forse una conclusione un po' affrettata da parte di Todella, che appena ha avuto il pallone tra i piedi non ci ha pensato due volte, ha cercato la conclusione a giro sul secondo palo, ma forse poteva servire Palmieri, meglio posizionato sulla destra, per costruire l'azione proprio sulla corsia laterale e poi tentare magari un traversone in mezzo per il centravanti lancianese. Affretta ovviamente di segnare il BSR qui, grandissima la giocata di La Padula, che prova ad andarsene a Guerrieri, però arriva il pronto raddoppio di Delisi, ha rischiato tra l'altro in occasione precedente Guerrieri con quel passaggio verso Del Boccio, che rischiava di essere intercettato da Marazzato. Fondamentale proprio la gestione dei dettagli, no, in questa partita abbiamo visto prima tanti passaggi sbagliati, qualche giocata rischiosa in fase difensiva. È una partita troppo importante per il BSR. Intanto qui arriva praticamente una spallata in faccia a Marmo, che però è un osso duro, riesce a rialzarsi, poi questa palla messa in avanti muore lì, e allora la Biellese la spazza via da Milano, però non c'è nessuno pronto a raccogliere. Devo dire che il BSR sta mettendo in difficoltà comunque la Junior Biellese. Sì, in questo momento il BSR sta prendendo un po' in mano le redini del gioco. Intanto occhio alla sovrapposizione di la Saponara. La Saponara ancora si ravviva il duello sulla corsia di destra della Junior Biellese. Qui il tentativo di La Saponara, che era disturbato da Quarna, è morto tra le braccia di Dinaro dopo deviazione sporca da parte della difesa bianconera. La Padula controlla il pallone, lo scarica all'indietro verso Giordano, il lancio in avanti a cercare Coppo, ottima però la diagonale difensiva di Bertello, poi Guerrieri rischia ma se la cava in qualche modo. Quindi ancora Vanoli punta la difesa del BSR, poi scarica verso Giordano, sporca completamente la conclusione, ci mette troppo esterno, palla abbondantemente a lato. Sì, qui era veramente fuori equilibrio, non era coordinato Giordano, che ha tentato comunque la conclusione, anche se probabilmente aveva anche spazio per un controllo, per sistemarsi meglio il pallone, quindi tentare la conclusione a rete. Ha provato invece la botta di prima, pallone che però si è spento ampiamente a lato, nessun problema per Del Boccio, che comunque fino in questo momento non ha fino a questo punto della partita non ha avuto particolari problemi ad arginare le avanzate degli attaccanti della Biellese. Fondamentale ovviamente per la squadra di casa essere partita con un approccio importante, perché appunto Faghino dice siamo un gruppo giovane, e probabilmente appunto quando si mettono in fila una serie di risultati negativi, quando si è un gruppo giovane viene un po' a mancare la fiducia nei propri mezzi. Normale che partire e schiacciare la Junior Biellese, che viene qua a Grugliasco per imporre il proprio gioco e per portare a casa tre punti, può essere ovviamente motivo di vigore dal punto di vista mentale per una squadra che in questo momento vacilla. Certo, una partenza così contro una squadra che comunque se la passa molto bene a metà classifica, una partenza vigorosa, può dare comunque coraggio ai padroni di casa, che in questo momento abbiamo detto vivono una situazione di classifica non esattamente felice,
e fino in questo momento, dopo una partenza un po' difficile, perché la Biellese per i primi 5-10 minuti ha schiacciato i padroni di casa nella propria metà campo, in questo momento invece è il VSR a fare gioco, a cercare le ed è anche stata la squadra che ha trovato le soluzioni offensive più pericolose. Quindi fino a questo punto la VSR sta facendo veramente la partita che ci si aspettava, soprattutto anche i raddoppi che arrivano costanti su entrambi gli esterni, sia su Coppo che sulla Padula. Avete visto prima Guerrieri saltato proprio dall'ala sinistra della Biellese, ma la prontissima chiusura di Delisi che ha messo fine all'azione d'attacco della Biellese. Quindi fino in questo momento ottima la partita da parte del BSR, che sta mettendo abbastanza in difficoltà gli ospiti della Biellese, che devono cercare in qualche modo nuove soluzioni per scardinare la difesa avversaria. Sono 9 i punti di differenza in classifica tra le due squadre, 12 quelli del BSR, 21 per la Junior Biellese, anche se l'andamento in casa del BSR Grugliasco non è di quelli ottimi, solo 4 punti nelle partite fatte in questo impianto, con una vittoria contro il Borgaro per 1-0, due pareggi contro Biogliese e Caselle, poi per il resto sono arrivate solamente sconfitte. Anche questo trend è da invertire per provare ad uscire dalle sabbie mobili delle zone basse della classifica. Qui la Biellese prova ad impostare, Marazzato subito attaccato da Marmo, che era andato sul pallone, però forse con troppo vigore. Qui l'arbitro ha fischiato fallo. Sì, qui secondo me l'arbitro ha punito l'agonismo di Marmo, che è andato veramente molto aggressivo su Marazzato. È vero che ha toccato prima il pallone, ma in effetti il fallo ai danni del centravanti avversario è netto, giusto, il calcio di punizione per la Biellese. E attenzione anche alle soluzioni di sparo per la squadra bianconera, anche se ovviamente in questo caso la posizione è abbastanza proibitiva. Sul pallone c'è Maverick Mangolini, vediamo che adesso salgono comunque anche le torri, salito anche Quarna. Palla in mezzo, uno schema verso la Padula che prova a girarsi, chiuso ancora una volta da Marmo, sta facendo veramente bella guardia in fase difensiva. Fondamentale anche che il capitano di questa squadra in qualche modo dia fiducia ai propri compagni. Eh sì, ovviamente il capitano deve dare l'esempio ai propri compagni, il leader carismatico ma anche in questo momento tecnico della VSR. Occhio intanto all'azione di Marazzato, anzi Coppo. Sì, Coppo qui prova l'1-2 con Guerrieri, non riesce ad andarsene, ha controllato bene dal BSR che adesso prova ad alzarsi e ad uscire. Palla in mezzo, Marazzato controllato da Bertello, poi Guerrieri di testa anticipa molto bene Vanoli, Todella l'1-2, Guerrieri non riesce a tenerla, rimessa laterale per la Junior Biellese. In questo momento il BSR ha abbassato un po' il proprio baricentro per provare a fare male sulle ripartenze, che d'altronde sono il pane quotidiano di questa squadra, l'arma migliore per provare ad impensierire una squadra come quella di Biella. Attenzione Todella, perché prova ad andarsene in velocità, la chiusura però di un sempre perfetto Giovanni da Milano, che non sta lasciando spazi ai propri avversari. Rimessa laterale già battuta, Delisi ha spazio per guardare in mezzo e a cercare sul secondo palo la saponara, ben contenuto però da Quarna. Sì, questa volta Quarna ancora una volta riesce ad arginare la saponara, coprendo la palla che è terminata sul fondo. Fino in questo momento comunque difese in cattedra, pochissimi errori in fase difensiva da parte di entrambe le squadre, difensori centrali molto attenti, da una parte Marmo, dall'altra parte da Milano soprattutto, stanno facendo veramente una grande partita. Occhio intanto l'azione. Attenzione perché Coppo qui è scattato, però con qualche istante d'anticipo aveva aggirato letteralmente la linea difensiva, che però è sempre molto attenta e ben ordinata. Se l'era in qualche modo perso va da là, però giustamente è arrivata la segnalazione arbitrale. Dicevi, fino a questo momento impeccabili gli atteggiamenti difensivi di entrambe le squadre, eppure sono due squadre che diciamo non lesinano nel far creare occasioni alle squadre avversarie. Sono 30 i gol subiti dal BSR Grugliasco, 13
in questo impianto, mentre invece per la Biellese, che è una squadra sicuramente con una posizione migliore di classifica, sono ben 29 le reti segnate, 18 quelle fuori casa. Forse su questo ha inciso anche, oltre ovviamente i gravi errori personali che si sono verificati nel corso delle partite, questa mutazione tattica che spesso fa la Biellese, quella di spostarsi da un 4-3-3 ad un 3-5-2, quindi con il passaggio da una difesa a 4 a una difesa a 3. Qui rischia Guerrieri, che regala praticamente il pallone a Malazzato, però è bravissimo Del Boccio a leggere la situazione e ad uscire in anticipo sul numero 11 bianconero. Guerrieri sta forse un po' patendo la pressione, ancora una volta il passaggio sbagliato, malissimo. Marazzato recupera, Guerrieri in scivolata, sbaglia tutto, Marmo falcia completamente la Padula. Inevitabile il cartellino giallo per il capitano del BSR, ma qui Guerrieri ha combinato una doppia frittata che rischiava di risultare letale. Sì, veramente qui Guerrieri ha spento per due volte completamente l'interruttore. Due errori veramente grossolani da parte di Guerrieri. Primo, un retropassaggio tremebondo che però è stato salvato da Del Boccio in uscita. Poi qui un passaggio veramente criminale al centro verso Marmo, che è stato anticipato da Marazzato, e a momenti riusciva ad andare in porta da solo il centravanti avversario. È la prima forse regola che viene insegnata nelle scuole calcio: mai, soprattutto in fase difensiva, cioè nella propria metà campo, fare un passaggio in orizzontale verso il difensore centrale. Qui Guerrieri ha rischiato veramente tantissimo, un passaggio che poteva risultare mortifero per il BSR Grugliasco. Sul pallone c'è la Padula e attenzione al suo destro, particolarmente caldo in queste ultime giornate di campionato per Bomber Davide La Padula. Seguiamolo con questo calcio di punizione, barriera folta, 4-2, giocatori della Junior Biellese a disturbare, la palla che viene spenta sul muro difensivo, palla che è impattato su Todella e BSR che si risistema. Qui lancio in avanti da parte di Cossavella a cercare Coppo, ancora una volta contenuto da Vadalà che guadagna una rimessa laterale. Sì, qui ottimo il cambio di gioco di Cossavella, che ha visto Coppo allargarsi molto bene sulla destra. Ottima però anche la chiusura difensiva di Vadalà, che è riuscito anche a conquistare una rimessa laterale, anche se adesso il pallone è già ritornato tra le mani appunto dei giocatori della Biellese. Ancora qui la palla a cercare Marazzato, contenuto però molto bene da Bertello, la palla spazzata in avanti, Giordano di testa, Coppo si appoggia in maniera irregolare su Delisi, inevitabile la segnalazione da parte dell'arbitro, prova a battere subito Marmo. Sicuramente l'ammonizione precedente, frutto forse anche di frustrazione nella giocata del proprio compagno, però può in qualche modo essere risultare limitante per centrale difensivo come Marmo, che dovrà fare molta attenzione ovviamente ai suoi interventi difensivi. Qui lotta Coppo ancora con Delisi, scarica all'indietro, palla qui spazzata senza pietà da parte di Giordano. Anche in questo caso la Junior Biellese è una squadra che di solito è abituata a giocare con una certa tranquillità, a fare anche, a produrre anche un buon calcio. È in difficoltà, l'abbiamo visto solo in determinate circostanze costruire con una certa tranquillità e compostezza la manovra, poi per il resto un po' questi lanci che lasciano il tempo che trovano a sperare in qualche intuizione da parte di La Padula da una parte e di Coppo dall'altra. Sì, infine in questo momento la partita si è un po' spenta, si combatte molto a centrocampo e le due squadre non hanno molte soluzioni offensive. Avete visto appena adesso la Biellese spazzare via ancora una volta con i difensori, non si riesce a trovare il fraseggio, che in questo momento veramente è praticamente totalmente assente. Le due squadre si affidano a questi lanci lunghi, nessuno mette a terra il pallone, ci prova adesso la Biellese ma perde il pallone, recupera Todella. Attenzione Todella, ancora atterrato malamente da Giordano, potrebbe scattarci il cartellino giallo. Infatti è così, perché
Peloso ha il cartellino giallo in mano e quindi secondo giocatore che finisce sul taccuino dell'arbitro. Dopo Marmo si aggiunge anche Giordano della Junior Biellese. Forse, ecco, un problema in più per la Biellese, a detta di De Bernardi, potrebbe essere il campo. Lui si era detto preoccupato per il campo, che in questo caso è sintetico ed è molto più corto rispetto al campo in cui è abituato a giocare la Biellese, a Biella, un campo in erba tra l'altro, anche se va detto che per la Biellese finora il sintetico ha portato bene, con la vittoria in trasferta 4-1, anzi 1-4 contro lo Charvenson. Qui la palla larga a cercare la Saponara, che in questa occasione si è spostato sull'out di destra e qui va subito in pressing su Bustreo, quindi rimessa da fondo campo per la Junior Biellese con Di Nero che va a prendersi il pallone. Sì, avete visto l'allenatore Faghino che ha alternato, ha scambiato di posizione i propri esterni con Palmieri, che è passato sulla fascia di sinistra, mentre la Saponara a destra evidentemente non è soddisfatto dalla prestazione dei propri esterni, quindi prova ad invertire la loro posizione per cercare di mettere in difficoltà la difesa avversaria. Attenzione, perché qui prova a sfogare la propria corsa lancianese, che è rimasto forse un po' in ombra fino a questo momento, quando mancano siamo entrati negli ultimi 10 minuti della prima frazione di gioco. Ci ha provato Lancianese a sgommare, così come sta sgommando adesso Coppo sull'out di destra. La chiusura però di Bertello, ripeto, ancora forse un po' troppa superficialità nell'ultimo passaggio, sia da una parte che dall'altra. Anche in questo caso ha cestinato una buona occasione Coppo. Sì, qui si era liberato benissimo Coppo dalla marcatura di Vadalà, è riuscito ad aprirsi un varco sulla destra, ma alla fine il cross in mezzo è stato calciato praticamente addosso al difensore, quindi azione, una buona azione sprecata. Ottima qui la giocata in rovesciata per la Padula! Si crea praticamente dal nulla lo spazio per girarsi, piede perno Mancino appoggiato sul suolo e poi destro secco a provare a sorprendere Del Boccio, che risponde presente. Poi qui il gesto, il 5 tra i due, grande giocata di La Padula, grande risposta però di Del Boccio. E attenzione a questo calcio d'angolo, perché salgono le forze aeree della Junior Biellese, va in cielo da Milano. Palla alta sopra la traversa e qui la Junior Biellese ha dimostrato che dal nulla, dal cilindro, può uscire il coniglio, e a fare le veci del prestigiatore c'è sempre la Padula. Sì, qui è stato anche splendido il passaggio in mezzo in rovesciata da parte di Mangolini, che si è inserito bene in area di rigore. Un passaggio veramente bellissimo in rovesciata quello di Mangolini, poi ottimo il controllo di La Padula, che non ci ha pensato due volte, ha scaricato un destro veramente violentissimo, molto bravo Del Boccio ad alzare il pallone sopra la traversa. Quindi questa direi che è proprio la prima vera occasione da parte della Biellese, che in questo momento ci riprova. Si prova a rimpostare, però c'è traffico in mezzo al campo, difficile cercare di mettere ordine. Qui controlla molto bene Quarna l'uscita di Dinaro. Comunque grandissima veramente la giocata di La Padula, che insegue Guidetti del Gozzano nella classifica marcatori. Guidetti 14 reti e La Padula insieme a Ado, Travaini e Bruniera del Santia invece insegue con 12 gol messi a segno. Qui Marmo rischia tantissimo, era già ammonito, attenzione, vediamo la decisione dell'arbitro, che sembra graziare l'intervento del capitano ai danni di Marazzato. Però qui Marmo deve fare molta attenzione, non può assolutamente concedere un fallo così ingenuo, perché la palla è sulla linea laterale a centrocampo. Sì, un fallo inutile quello di Marmo, che un pallone a centrocampo, un intervento da dietro che è anche abbastanza pericoloso. Vedete anche Marazzato che ritorna abbastanza claudicante verso il centro dell'area di rigore avversaria, deve fare molta attenzione Marmo. È arrivato anche l'avviso da parte dell'arbitro che al prossimo fallo duro arriverà il secondo giallo e la conseguente espulsione per il capitano. Eh sì, lo ha anche ammonito verbalmente Bertello, che è un giocatore di grande esperienza per il BSR Grugliasco, lui che ha giocato in Serie D tra Cuneo, Santia e Settimo. Ovviamente ci si aspetta dal capitano di non cadere in queste tentazioni che possono risultare veramente letali per il BSR, che fino a questo momento si è comportato, ripetiamo, bene e deve
mantenere questo atteggiamento, questa propositività in fase offensiva, come abbiamo visto, per cercare di scardinare la difesa della Junior Biellese e incanalare questa partita nei binari più consoni per una tranquillità e serenità, anche per ripartire con il girone di ritorno che vedrà prossime due partite decisamente molto difficili e delicate contro Gozzano e Baveno. Intanto è rimasto a terra da Milano, contatto duro con Lancianese. Fino a questo momento Lancianese è un po' troppo timido. Sì, fino a questo momento anche perché comunque è stato molto ben arginato da parte della difesa ospite. Un Lancianese che, lo ricordiamo, un ragazzo molto giovane, la prima stagione in eccellenza per lui, e nonostante disponga di un fisico molto imponente non riesce a far prevalere la propria supremazia fisica, e in questo momento ha anche commesso un fallo abbastanza pericoloso ai danni di da Milano, che insomma ha ricevuto un colpo non indifferente. E ricordiamo anche perché c'è schierato Lancianese per il BSR Grugliasco, ricordiamo lui che viene dalla Juniores. C'è stata in settimana la rottura tra la società e Trentinella, perché l'attaccante per problemi lavorativi non poteva garantire la costante presenza negli allenamenti, ha rinunciato però a recuperarli durante le sedute di allenamento della Juniores, ritardando anche la sua migliore condizione fisica. Questa settimana non si è mai visto in campo. È vero che Trentinella non aveva mai segnato in campionato, però è un giocatore che sicuramente garantisce esperienza e che fa reparto molto bene, anche se appunto era rimasto all'asciutto. Probabilmente se sarà una rottura definitiva, ma seguiamo questa azione per il BSR con la palla giocata larga verso Palmieri. Sono cambiate le disposizioni del tridente a sostegno proprio di Lancianese da parte del BSR Grugliasco. Qui attaccato Palmieri, tutto in maniera regolare. Allora Todella prova a riconquistare il pallone, glielo sottrae completamente la squadra ospite, che ha provato subito a servire la Padula. Fermato adesso, ritmi vertiginosi, prova ad avanzare Vanoli, ancora Vanoli inseguito da Todella, l'1-2 con la Padula, ancora sull'out di sinistra, c'è spazio per crossare sul secondo palo, controlla molto bene, va da là e allora può ripartire il BSR. C'è da solo sull'out di destra la Saponara, non lo ha visto però in questo caso Palmieri, e allora Todella allarga però senza guardare e sbaglia completamente il passaggio, che viene intercettato da Bustreo, che prova a ripartire. Ancora Bustreo verso la Padula, Guerrieri attento, chiude. Sì, qui è stato un po' ingenuo Todella, che ha cercato di aprire ancora verso la Saponara, che però era ben coperto da Bustreo, mentre invece dall'altra parte c'era solissimo Palmieri, che poteva andare nell'uno contro uno contro Quarna. Ancora la Saponara attaccato da Marmo, questa volta non c'è però nessuna irregolarità. Uno sguardo in avanti a cercare Lancianese, che ha un avversario veramente ostico da superare come da Milano. Quindi ancora la palla in avanti, controllano tranquillamente Cossavella e da Milano, e finisce qui. Allora la prima frazione di gioco, ricordiamo fino a questo momento risultato immacolato 0-0, reti bianche. Che cosa ti aspetti nella ripresa da parte delle due squadre? Sì, sicuramente il BSR dovrà cercare di spingere un po' di più per trovare un gol importante. In questo momento ci sono le carte in regola per cercare le soluzioni offensive. Il BSR sta facendo un'ottima partita difensiva, però deve cercare di sfruttare meglio queste situazioni di contropiede. Come avete visto prima, non bisogna buttare via questi palloni in situazione quasi di parità numerica. Dall'altra parte la Biellese deve cercare invece di gestire il gioco, giocare il più possibile palla a terra, allargare il gioco come ha fatto fino in questo momento sulle ali, ovvero Coppo e la Padula, che stanno disputando un'ottima partita. Quindi insomma dovremmo cercare di vedere un atteggiamento diverso da parte del BSR per cercare di scardinare la difesa avversaria. E ricordiamo che il BSR avrà a disposizione comunque in panchina due giocatori come Sansone e Cedro. Noi vi lasciamo e poi ci risentiamo più tardi per il commento della seconda frazione della partita tra BSR Grugliasco e Junior Biellese.
Stanno rientrando in campo le due squadre per la seconda frazione di questa partita. Ricordiamo il parziale 0-0 in questa prima parte di gara, una gara abbastanza scialba, no Eugenio? Poche occasioni, forse la più clamorosa oltre il gol annullato giustamente per posizione irregolare a Marmo, la conclusione di La Padula ben parata da parte di Del Boccio, poi per il resto nulla di che. Sì, una partita in effetti abbastanza noiosa fino a questo momento, due squadre che hanno giocato molto a centrocampo, tanti contrasti a centrocampo, l'arbitro comunque sta facendo giocare molto, sta sorvolando su numerosi scontri in mezzo al rettangolo di gioco. In effetti, come hai detto tu, a parte la grande occasione avuta dalla Padula, ben respinta però da Del Boccio, veramente poco da segnalare in questa partita che sta vedendo due squadre che infine a questo momento si equivalgono abbastanza sul piano tecnico ma anche fisico e tattico. Quindi insomma, a parte, credo che la situazione potrà essere sbloccata solamente da qualche invenzione dei singoli, perché in questo momento le due squadre stanno giocando veramente un'ottima partita. Sì, a meno che appunto non proprio cambi il ritmo di gioco e si cominciano a vedere qualche azione migliore da parte delle due squadre. In questo senso forse è mancata un pochettino la Junior Biellese, l'arbitro sta controllando che i portieri e in panchina sia tutto a posto, non ci dovrebbero essere cambi. Infatti allora si comincia il secondo tempo di questa partita tra BSR e Junior Biellese. Prova la Saponara a cercare Todella centralmente, ancora Todella d'esterno, provare a servire Lancianese, controllato dalla difesa, poi pasticcia anche Dinaro che regala completamente il fallo laterale al BSR. Si fa vedere la Saponara, palla in avanti a cercare Lancianese che non ci arriva, quindi ancora Marazzato, controllato molto bene da Bertello, rischia qui Maiorana che regala il pallone, allora può distendersi in contropiede la Junior Biellese, passaggio sbagliato di La Padula a Quarna, che sì, anzi no, verso Coppo, che si è lamentato parecchio, voleva l'assistenza più veloce da parte del compagno. Allora ancora La Padula, controlla, se ne va La Padula, però la chiusura perfetta di Guerrieri, che ha pasticciato un po' nella prima frazione, però tutto sommato ha controllato molto bene il pericolo numero uno del BSR. Qui rischia perché tiene in campo questo pallone che viene rigiocato ancora dalla Junior Biellese con Vanoli, che prova ad andarsene, ancora Guerrieri però lo copre e guadagna tra l'altro anche rimessa da fondo campo. Ottimo in questo caso il lavoro del terzino destro, che deve sicuramente migliorare rispetto a quanto non ha fatto nel primo tempo. Sì, Guerrieri insomma un po' deludente fino a questo momento, tanti errori, soprattutto ricordiamo i due gravi errori in fase di disimpegno nel primo tempo che ha rischiato di far portare in vantaggio gli ospiti. In questo momento invece sta coprendo bene, ha coperto bene nell'ultima occasione, un buon disimpegno e alla fine la palla è stata recuperata molto bene da parte del BSR. La Saponara troppo irruento qui nei confronti di Marazzato, anche lui non si è visto tantissimo, per lui solamente 3 gol in 16 presenze, lui che sostituisce un giocatore molto importante come Mattarolo, che si è fatto Mabritto, che si è rotto crociato e menisco, stagione praticamente finita per lui. Sono tanti gli assenti nella Junior Biellese, con Aimone che dovrebbe recuperare a gennaio dall'infortunio della scorsa stagione, anche lui con infortunio al ginocchio, con interesse al crociato, ma fuori anche Mattarolo alla caviglia, problemi alla caviglia, e Baldi pure lui problemi al ginocchio. Anche il BSR ha qualche assente, l'infortunato lungo De Gente De Angelis, problema alla caviglia, poi ha perso anche due giovani come Vito Bello e Bar per stiramento, anche se le assenze più importanti sono dal punto di vista di scelta tattica fatte da Faghino, con Cedro e Sansone che fino a questo momento si accomodano in panchina. Attenzione perché si distende la Junior Biellese con la Padula
che non riesce ad andarsene. Abbiamo visto subito il raddoppio nei confronti di La Padula da parte del centrocampista centrale, proprio come avevamo detto, fondamentale cercare di contenere il giocatore con la maglia numero 9 alle spalle. La Saponara sterzata, vincente, si accentra ancora la Saponara, poi troppo costruita in questo caso il tentativo di provare a sorprendere la difesa avversaria, troppi giochi di gambe, poca concretezza. Sì, la Saponara ha tenuto un po' troppo il pallone in mezzo ai piedi, forse poteva scaricarlo prima per Lancianese, che si era mosso molto bene in area di rigore, ha tentato un passaggio molto complicato in mezzo e ha spazzato molto bene la difesa della Biellese, ancora una volta molto attenta in queste situazioni, quindi insomma un'azione ha sprecata un pochino malamente da parte del BSR, che era riuscito a costruire un'ottima azione offensiva sulla fascia sinistra. Palla in avanti a cercare ancora una volta il movimento di Lancianese, che fa un po' da tergicristallo, si muove lungo tutto il fronte offensivo da destra a sinistra, però fino a questo momento non ha avuto grandi opportunità per mettersi in mostra, non è nemmeno stato imbeccato nella maniera propizia a lui, ha provato a fare un po' di lavoro sporco, devo dire che non ha aiutato tantissimo nel tenere la palla e nel far salire i propri compagni. Qui arriva puntuale l'anticipo di Da Milano, allora se ne va molto bene in questo caso Mangolini, stato fermato, nessun cartellino giallo però per l'arbitro. Allora prova a ripartire la Junior Bellese, palla larga verso Coppo, ancora Coppo, subito raddoppiato, ottimo anche il lavoro in fase di non possesso di La Saponara. Todella la mantiene in campo, poi arriva il rimpallo vincente con Giordano, quindi rimessa laterale per il BSR. Palla in avanti, ancora a cercare Lancianese che lotta con il fisico, quindi Todella, accerchiato completamente Todella, non riesce a liberarsi. Anche Todella non ha avuto particolare possibilità di far male, sempre visto con una certa attenzione da parte degli avversari. Sì, sia Lancianese che Todella fino a questo momento hanno deluso un pochettino, non hanno mai ricevuto i necessari rifornimenti per costruire una buona azione offensiva. Intanto un brutto fallo qui, danni da parte di Giordano, che ha subito un intervento alle spalle. Dicevamo appunto della prestazione fino a questo momento deludente da parte dei due giocatori più offensivi da parte del BSR, che non sono assolutamente in forma fino a questo momento e stanno trovando veramente molte difficoltà a sfondare nella la linea difensiva della Biellese. Certo, va detto che non è nemmeno facile cercare di sorprendere due giocatori come Da Milano e Cossavella. Sono molto bravi, soprattutto Da Milano, ha giocato per due anni tra l'altro anche alla Pro Vercelli, dove ha disputato il campionato Berretti. La palla in avanti, cercare proprio Lancianese, Giordano lotta con Todella, la spazza in avanti, ma ancora una volta Coppo in posizione irregolare. Sì, e qui è stata recuperata ancora una volta molto bene il pallone a centrocampo, ha provato a rilanciare subito l'azione il centrocampista della Biellese Mangolini, pallone che però è arrivato sui piedi di Coppo quando quest'ultimo era in posizione irregolare, giustamente segnalato da parte dell'assistente dell'arbitro. Intanto azione offensiva per Todella, ancora Todella prova ad andarsene, Todella cerca di liberarsi di Da Milano, arriva anche il raddoppio e si conclude con un nulla di fatto. Qui è arrivato in maniera tardiva l'aiuto, l'ausilio nei suoi confronti, non è riuscito a cavarsela Todella, e ancora si lotta in mezzo al campo, Mangolini perde palla, sottrae la Saponara, poi in grande numero di Majorana a scaricare nei confronti di Badalà. Allora Delisi, Bertello, Marmo, c'è Largo Guerrieri, Marmo si addentra in mezzo al campo di mezzo esterno, molto bene la palla per la Saponara, che ha spazio perché Quarna ha mancato l'intervento, ancora la Saponara, si accentra la Saponara con il destro, non gira la palla, non trova l'angolino,
palla che si spegne a lato, ottima occasione questa per il BSR che, come abbiamo detto, nelle ripartenze può fare veramente male alla Junior Biellese. Sì, qui la discesa di La Saponara è stata favorita da un'indecisione da parte di Quarna, che è uscito troppo su questo lancio, è stato scavalcato dal pallone. La Saponara dunque ha avuto un'autostrada a disposizione per arrivare in area di rigore, ha superato molto bene un difensore, ha provato il tiro a giro con il destro sul secondo palo, pallone che però si è spento sul fondo. Ottima però questa azione da parte del BSR. Serve soprattutto dare morale, ovviamente quello di cercare di mettere il più possibile in difficoltà la squadra avversaria. Benissimo Todella, si libera la palla in mezzo, cerca il lancianese, non ci arriva, poi guarda ancora un pasticcio, quindi la Saponara si ferma ancora uno contro uno, poi scarica indietro verso Majorana, conclusione respinta, ancora Majorana si fianda sul pallone, forse giunto con di mano di Coppo, si prosegue, va da là, posizione regolare di La Saponara che si disinteressa del pallone, è partita però con il piglio giusto, come d'altronde anche nella prima frazione di gioco il BSR, che ha rischiato subito di andare a segno, provato a sorprendere le maglie bianconere in difesa, troppo larghe. Bene Marmo che qui esce dalla difesa, controllata però da Bertello. Ancora Bertello, forse c'è un tocco di mano di Marazzato, Bertello gli trattiene i pantaloncini, però è stato fischiato fallo della punta, quindi BSR che riparte con un calcio di punizione, subito battuto da Marmo, però non è arrivato il fischio arbitrale, quindi punizione da ribattere. Sì, c'è stato un fallo di mano da parte di Marazzato, è stata questa la decisione arbitrale. Il controllo venuto dal centravanti della Biellese è stato irregolare, dunque giusta la segnalazione del direttore di gara, che ha fermato il gioco per questa irregolarità. Intanto occhio ancora alla Saponara. La Saponara si rinnova il duello con Quarna, fino a questo momento la Saponara sta facendo impazzire nella seconda frazione Quarna, che fa fatica a vederlo. Ancora Todella, ci cisca un po' troppo con il pallone tra i piedi e alla fine non riesce a portare a casa nulla. Junior Biellese che quindi può alleggerire il pressing in questi ultimi minuti da parte dei padroni di casa, che ovviamente si sono resi pericolosi. In questo momento rivediamo di nuovo la Saponara che si è rispostato a sinistra, dunque si rinnova il duello con Quarna, che nel primo tempo aveva visto prevalere il terzino della Biellese, che invece in questi primi minuti di gioco della ripresa è parecchio in difficoltà nell'arginare l'ala del BSR. Intanto occhio, grave errore questo difensivo, occhio a Lancianese, prova ad allargare verso la Saponara, troppo lungo, vediamo se riesce a tenerlo in campo al numero 11 parzialmente, poi la palla finisce fuori. Ci ha provato appunto Fabrizio La Saponara, giocatore che viene molto apprezzato da Faghino, lo ha schierato praticamente sempre titolare, tra l'altro giocatore che si muove lungo tutto il fronte offensivo, può giocare ovviamente prevalentemente a destra ma anche a sinistra, fare da seconda punta, anche la punta centrale, lui che però non ha spiccate doti realizzative, solo un gol per lui, che ha giocato tra l'altro in Serie D anche con Chieri. L'unico gol è arrivato contro il Santia. Qui Bertello, bravo, in chiusura. Fino a questo momento impeccabile la prestazione del numero 4 dei biancorossi. Quindi la Padula d'esterno prova a servire a Coppo. Molto bene Guerrieri, se ne va. Quindi Delisi. Palmieri cerca di andarsene, fermato in maniera irregolare da parte di Bustreo. E quindi calcio di punizione per il BSR, punizione affidata a Marmo, che andrà a sventagliare sulla sinistra, sempre a cercare la Saponara, che non ha propriamente il fisico adatto per raccogliere questi palloni e controllarli, infatti viene controllato appunto da Quarna. Ancora Quarna, disturbato proprio dallo stesso La Saponara. Quindi rimessa laterale per i padroni di casa. Sì, avete visto adesso invece Quarna, che sul lancio di Marmo è riuscito a chiudere molto bene questa volta sulla Saponara. Non si è fatto sorprendere il giovane terzino destro, che ovviamente può far valere la maggiore stazza fisica rispetto alla Saponara, che deve concedergli molti centimetri, soprattutto in altezza. Quarna ancora verso la Padula, senza guardare, prova
a cercare a memoria Coppo. Ancora Coppo attaccato da va da là, però fermato molto bene Del Boccio. Il rinvio, non riesce ad addomesticarla Mangolini, quindi Marmo, troppo profondo il passaggio per Lancianese, quindi non riesce ad arrivare sul pallone. Anche qui la padrona non perfetto nel suo controllo, però è stato disturbato da Guerrieri. Bellese che in questa seconda frazione di gioco fino a questo momento è risultata abbastanza sterile, poco velenosa nel cercare di sorprendere la difesa di Faghino, che effettivamente soprattutto nei suoi due centrali rimane impeccabile quest'oggi. Sì, veramente una grande prestazione da parte dei centrali difensivi, da parte del BSR. Occhio intanto ancora alla Saponara, però pallone intercettato da Quarna. Dicevamo appunto della ottima prestazione finora della difesa dei padroni di casa, che non hanno sbagliato praticamente nulla e stanno trovando molte difficoltà a passare gli attaccanti avversari. Attenzione perché Coppo la tiene in campo, prova a puntare uno contro Bertello, se le di finta ancora Coppo se ne va in velocità, va sul fondo Del Boccio, ci mette il braccio, prolunga la traiettoria, la mette in calcio d'angolo. Qui è stato servito forse leggermente lungo Coppo, così come abbiamo visto anche dall'altra parte, ancora una volta un passaggio troppo superficiale da parte di Todella. Salgono le contraeree bianco-nere, però è una battuta corta con Mangolini che ha scaricato, quindi ancora prova ad andare sul fondo la squadra ospite, la palla messa in mezzo, Marmo in qualche modo. Quindi la Padura si gira, la palla in mezzo, scaricata, ci prova Costamella, poi la palla rimane lì e c'è il gol regolare, il gol regolare da parte del BSR Grugliasco. È andato in rete Marazzato, quarto gol stagionale per l'attaccante bianconero, che si è fatto trovare in posizione regolare. Adesso Marmo va a protestare con attenzione perché c'è stato il cartellino rosso per Marmo, cartellino rosso per Marmo, che è andato a protestare in maniera veemente nei confronti dell'arbitro. È arrivato il secondo cartellino giallo e quando siamo giunti al sedicesimo minuto di gioco cambia completamente la partita, perché Marazzato ha segnato l'1-0, ha sbloccato l'incontro, ma allo stesso tempo il capitano Marmo è stato espulso dal direttore di gara e ovviamente adesso, Eugenio, la partita può cambiare completamente volto. Eh sì, ci sono state veramente due eventi che cambieranno sicuramente la partita. In primo luogo il gol di Marazzato con la difesa del BSR, che è rimasta completamente ferma, immobile, pensando che l'attaccante avversario fosse in posizione di fuorigioco. Così non è stato secondo il guardaline. Poi Marmo, proprio per questa situazione, convinto che fosse fuorigioco, è andato a protestare in modo veramente molto aggressivo nei confronti del guardaline. L'arbitro l'ha ammonito per la seconda volta, dunque cartellino rosso per il capitano. Questa è un'assenza che si farà sentire sicuramente, perché fino in questo momento Marmo aveva giocato una ottima partita nonostante fosse gravato da un cartellino giallo. Dunque la partita in questo momento si mette in discesa per la Biellese, in vantaggio di un gol quando manca poco meno di mezz'ora al termine della gara, e dunque per il BSR si fa invece veramente dura in questo momento. E notte fonda questa circostanza per il BSR, che prova subito a reagire con Palmieri. Ancora Palmieri prova ad andarsene lungolinea, la palla messa all'indietro, la conclusione di Majorana, che è diventato capitano con l'uscita dal campo di Marmo. Ha sparato però con il suo mancino alto sopra la traversa. Adesso sicuramente la partita diventa propizia per la Junior Biellese, inerzia dalla sua parte, perché si creeranno indubbiamente dei varchi in cui potersi inserire. Coppo prova ad andarsene a Vadalà, ancora Coppo prova ad danzare sul pallone, Coppo si accentra, attenzione a Vanoli perché è un buon sinistro, lo prova, Del Boccio controlla
e vanifica il tentativo da parte della squadra ospite. Adesso ritmi vertiginosi alla gara. Ovviamente Barmo è andato a protestare perché nel primo tempo più o meno è successa una cosa analoga, con il gol annullato al BSR per posizione irregolare proprio del capitano Grugliaschese. Ovviamente lamentava la squadra di Faghino, ovviamente capitanata da Marmo, la mancata segnalazione dell'arbitro in occasione del gol di Marazzato, anche se diventa difficile ovviamente da stabilire senza l'ausilio della moviola, però pareva al di qua della linea difensiva effettivamente Marazzato. Fatto sta che il Grugliasco è stata incapace a leggere questa lettura difensiva, con Marazzato che era completamente da solo sul secondo palo. Eh sì, una grave disattenzione da parte della difesa, perché hanno lasciato completamente libero un attaccante in area di rigore, cose che veramente non dovrebbero accadere. Dunque sì, la situazione è molto difficile da leggere, perché Marazzato era effettivamente al limite, anche se, come hai detto tu, l'impressione che fosse in posizione regolare. Dunque ingiustificate le proteste da parte di Marmo, che probabilmente magari frustrato nonostante la buona prestazione da questo gol ha perso un po' la testa e si è fatto espellere in modo un po' sciocco. Intanto ovviamente a causa di questa espulsione cambia anche l'assetto tattico, perché è scalato al centro della difesa Guerrieri, mentre Delisi va a fare il terzino. Ci sarà dunque molto lavoro per Palmieri, che dovrà veramente correre come se non ci fosse un domani lungo la destra, e in questo momento comunque non ci sta il BSR, ci prova comunque a trovare il gol del pareggio. Prova a sfondare Todella, poi la palla arriva a Majorana, che tenta la conclusione questa volta con il destro, ben controllata da Dinaro. Ovviamente Faghino è stato costretto a ridisegnare tatticamente la sua squadra. In questo momento sembra essere una sorta di 4-3-1-1 con Todella che farà da collante tra centrocampo e attacco, e proverà ovviamente a dare manforte a Lancianese, anche se sta intensificando il proprio lavoro di riscaldamento. Sia Cedro che anche Sansone possono essere ovviamente delle valide alternative da schierare in campo. Certo che il BSR intanto qui viene ammonito, è stato ammonito Mangolini. Quindi si aggiunge alla lista dei cattivi insieme a Giordano per quel che riguarda la Junior Biellese. Dicevamo che il BSR forse è stata punita più di quanto in realtà meritasse, perché ci sta alla fine prendere il gol, però ovviamente l'ingenuità di Marmo è un'ingenuità che costa caro, perché il BSR alla fine stava giocando molto bene, stava dimostrando di potersela giocare ad armi pari con la Junior Biellese. Ovviamente adesso cambia tutto e diventa molto difficile cercare di sorprendere una squadra che difensivamente è stata impeccabile, che ti ha lasciato praticamente nulla in 11 contro 11. Sì, veramente una mazzata a livello psicologico questo gol, perché comunque il BSR era entrato in campo con un piglio nettamente più offensivo rispetto alla prima frazione di gioco, e aveva cercato subito la soluzione offensiva con la Saponara, lo ricordiamo, con un tiro uscito di poco a lato. E dunque questo gol cambia completamente l'inerzia della partita, che in questo momento è totalmente dalla parte della Biellese, che dovrà gestire dunque adesso il vantaggio e cercare di arginare il più possibile le avanzate del BSR, che a mio avviso in questo momento non ha più nulla da perdere. Forse potrebbe rischiare magari l'inserimento di un attaccante come Sansone per cercare di portare più uomini in area di rigore avversaria. Intanto è entrato Giunta ed è uscito Mangolini. Probabilmente ha percepito De Bernardi la possibilità di numerosi scontri a centrocampo, ha preferito togliere un giocatore come Mangolini, che stava giocando una buona partita, però è stato ammonito, e quindi ovviamente adesso che c'è da tagliare legna in mezzo al campo è meglio avere un giocatore da questo punto di vista vergine. Quindi attenzione alla Saponara che si accentra, prova a servire Todella, Lancianese, ottimo il lavoro sporco, ha evitato l'intervento di Cossavella, però non è riuscita a concludersi in maniera positiva questa azione per il BSR Grugliasco, che adesso ovviamente ha qualche difficoltà in più nel
nel provare a creare varchi in fase offensiva, abbiamo visto come in fase di non possesso la squadra si difende praticamente con un 4-4-1, e quando la squadra spinge la Saponara torna a fare comunque l'esterno e dall'altra parte si è allargato Della. Prova proprio la Saponara ad entrare chiuso, però in questa circostanza da aggiunta. Sì, qui è stata comunque, vediamo che il BSR non ci sta, continua ad attaccare nonostante l'inferiorità numerica, e fino in questo momento la Biellesi sta difendendo a volte anche con un po' d'affanno. La BSR dunque, che nonostante l'espulsione sta giocando con il piglio giusto, sta cercando di trovare quel gol che consentirebbe ai padroni di casa di portare a casa un punto importante per muovere la classifica. Ovviamente è molto difficile e vedete quanti spazi si creano in difesa. Qui però bravissimo Vadala a chiudere su Gabriele Coppo, che diventa un moto perpetuo comunque in quella fascia, una spina nel fianco, anche se Vadala comunque si è comportato in maniera dignitosa quest'oggi. Palla messa in mezzo a cercare proprio la Padula, che però commette fallo su Delisi, che è un giocatore fondamentale per Faghino in quanto ha veramente la possibilità di coprire più ruoli in mezzo al campo, e come abbiamo visto anche nell'occasione di trasformarsi in terzino. Palla a cercare Lancianese, che la prolunga di testa, però se non c'è nessuno dietro di te diventa difficile provare a fare tua questa palla. Questa volta Lancianese aveva fatto anche un ottimo movimento, aveva preso posizione sul difensore da Milano, ha provato a spizzare il pallone in avanti, non c'è stato però nessuno a seguirlo, la Saponara era in ritardo, dunque facile il controllo di Dinaro, che ha potuto controllare agevolmente il pallone. Attenzione la Padula, sterza, poi pesca giunta sul secondo palo, attenzione a Vadala che la controlla con la spalla, rischia anche qualcosa, poi ovviamente cerca di evitare l'angolo, non vi riesce. Quindi sarà il terzo calcio d'angolo, secondo in questa ripresa per la Junior Biellese. Sul pallone Cevanoli, occhio ai due centrali difensivi da Milano e Cossavela che salgono su, attenzione occhio anche a La Padula e a Giordano, la palla messa nel mezzo, corta però, poi giunta la recupera, non esce in pressing il BSR, per loro fortuna la conclusione di giunta finisce alle stelle. Sì, qui in questo caso è stata un po' ingenua la difesa del BSR, che non è uscita sulla conclusione di giunta, che aveva messo giù molto bene il pallone e poi è andata alla conclusione un po' scordinato con il corpo all'indietro, e la palla è terminata abbondantemente alta sopra la traversa della porta coperta del Boccio. Attenzione qui Lancianese ancora ad esterno, molto bene verso... qui intanto posizione irregolare, era scattato la Saponara al di là però della linea difensiva, qui forse ho peccato un po' di esperienza la Saponara, è vero che è arrivato leggermente tardivo il passaggio di Lancianese, però la Saponara non si deve far trovare in posizione regolare, deve sempre guardare la linea difensiva. Qui è stato un po' ingenuo la Saponara, che si è fatto pescare in posizione irregolare, intanto brutto fallo da parte di la Saponara che dice al proprio avversario, si tratta di Giordano, di essere colpevole di una simulazione, deve fare attenzione la Saponara, che in questo momento si sta un po' innervosendo, probabilmente anche un po' frustrato dalle occasioni che ha avuto fino adesso nel secondo tempo, che ha sprecato lui o come hai detto tu nell'ultima occasione, viene servito anche malamente da parte di Lancianese, troppo in ritardo, dunque veramente molta frustrazione nei giocatori del BSR, che però non si devono far prendere dalla rabbia, non si devono far prendere dal panico e devono cercare di ribaltare il risultato. Intanto è pronto un cambio per la BSR, è uscito Palmieri, anzi per il BSR scusate, è uscito Palmieri ed entra Cedro, il faro della regia di questa squadra, che è partito dalla panchina quest'oggi, però ovviamente c'è bisogno di qualcuno che sappia trattare il pallone, gli sappia dare del tu e soprattutto che possa provare ad aprire, a scardinare la difesa avversaria grazie a qualche trovata geniale. Chi prova a sfondare centralmente Vanoli, chiuso Lancianese, deve sgomitare come al solito, ce la fa molto bene, non riesce però, anzi sì, riesce a tenerla in campo, però non riesce ad inseguire il pallone. Cedro recupera, prova ad avventarsi sulla sfera Tudella,
fermato però la retroguardia difensiva bianconera. Vada là, uno sguardo in mezzo a cercare la Saponara, che prova a prolungare di testa verso Lancianese, chiuso però. E allora la Padula spalla la porta, trova il contatto con Delisi, poi in avanti verso Vanoli. Bertello fa guardia, evita questa ripartenza. Ovviamente importante l'atteggiamento del BSR, soprattutto come riuscirà ad entrare in campo Cedro. Deve entrare subito in partita perché il tempo stringe e il BSR fino a questo momento non ha dato l'impressione di poter risultare pericolosa. Eh sì, mancano poco più di un quarto d'ora al termine dell'incontro e in questo momento coach Faghino ha inserito Cedro per dare un po' di verve alla manovra del BSR, che deve cercare di muovere il più possibile il pallone, cercare di servire al meglio i due attaccanti che in questo momento sono la Saponara e la Lancianese. Dunque un giocatore Cedro che potrà dare insomma nuova spinta alla manovra dei padroni di casa. Qui praticamente si conclude male per la Junior Biellese questo calcio piazzato battuto da Giunta. Se la cava il BSR, intanto è pronto un altro cambio ed è arrivato il momento di Sansone, che esce al posto di la Saponara. Una tua personale valutazione sulla Saponara? Beh, la Saponara ha dimostrato di essere un buon giocatore nell'uno contro uno, anche se ha fatto un po' di fatica contro Quarta. Però insomma entra un giocatore che si pensava all'inizio della partita che potesse giocare titolare. Sansone, ricordiamo, è il capocannoniere della squadra con 6 gol, un bottino discreto per lui, quindi insomma ha fatto entrare diciamo i propri jolly all'allenatore Faghino in questo finale di gara nel tentativo di riacciuffare il risultato. Sì, Sansone che tra l'altro rientra dalla a seguito della giornata suppletiva rispetto alla squalifica del giudice sportivo arrivata dopo le reiterate proteste nei confronti dell'arbitro nella partita contro il Varallo Pombia. Questa è la linea decisa da Marmo, la spieghiamo dopo, perché attenzione a questa transizione offensiva della Junior Biellese con Giunta che prova ad allargare verso Vanoli. Arriva Rimorchio, l'attaccante numero 11 della Junior Biellese, Marazzato, che in questo momento si avventa sul pallone, allarga verso Quarna, la chiusura di Badalà che riesce ad evitare l'avanzata della Junior Biellese. Quindi dicevamo della linea di Marmo, che ha deciso di adottare questo atteggiamento severo nei confronti degli atteggiamenti scorretti dei propri giocatori, di prolungare la squalifica come una sorta di monito, no? Ed è una linea che è presente comunque anche nel settore giovanile, mentre viene ammonito anche Bustreo. È stato ammonito credo la Padula in questo frangente, che ha trattenuto il proprio avversario. Si trattava di Delisi che cercava la ripartenza. La Padula dunque ha commesso un fallo tattico per arginare la ripartenza del BSR, che in questo momento sta provando in tutti i modi di arrivare al tanto agognato gol che concederebbe loro di giungere al pareggio. Qui però Lancianese è un po' sbadato in questo frangente, si fa superare dal pallone senza controllarlo, fasi un po' convulsa adesso della partita. Sì, ancora una volta però non è stato impeccabile Todella, diciamo lui sempre quello che è chiamato, no, ad orchestrare la manovra del BSR, a cucire il gioco. Intanto qui questo lancio di Delisi non arriva a destinazione, si arrabbia Sansone, è mancato lui, sono mancate le sue giocate, è mancato il suo ordine in mezzo al campo, ha sbagliato tanti passaggi. Forse la posizione più avanzata l'ho messo in difficoltà, lui che è abituato a giocare davanti alla difesa insieme a Cedro. Intanto qui pronto un altro cartellino giallo, è rimasto a terra Majorana e Coppo
riceverà la sanzione disciplinare da parte dell'arbitro. Sono già ben 4 giocatori della Junior Biellese finiti sul taccuino dell'arbitro. Si tratta di Giordano, Mangolini, La Padula e appunto adesso Coppo, anche se poi diciamo il provvedimento più importante in questa partita se lo è preso Marmo, che è stato espulso. Deve fare molta attenzione comunque ovviamente anche la Biellese, perché la partita comincia a diventare più maschia, ovviamente più si va avanti più diventerà difficile, no? Trattenere la gamba, deve fare molta attenzione quindi a controllarsi proprio nel movimento difensivo dei suoi giocatori. Eh sì, la partita inevitabilmente in questo momento diventa più cattiva, perché il BSR cerca in tutti i modi il gol e ovviamente aggredisce alto i giocatori avversari nel tentativo di recuperare il pallonocchio. Intanto Sansone la incolla al piede, poi qui viene attaccato irregolarmente da Quarna, che allontana il pallone. L'arbitro non tira fuori il cartellino giallo. Calcio di punizione per il BSR in 10 contro 11. Diventa fondamentale sfruttare questo tipo di situazioni. Eh sì, perché abbiamo visto che con la manovra non riesce a passare il BSR. Dunque bisognerà provare da soluzioni da calcio da fermo, come anche è riuscita a sfruttare bene la Biellese. Vediamo adesso proprio Sansone pronto a calciare il pallone in mezzo. Sì, dentro ci sono Bertello, rimane al limite dell'area Guerrieri, occhio anche però a Todella, la palla però colpita malissimo, è intercettata dalla Biellese, non riesce però a distendersi. Todella, controllo di suolo e poi allarga per Sansone, d'esterno, molto bene Sansone, nuova verve sul fronte offensivo, ancora Sansone, rischia qualcosa, qui va l'Olimpe Sansone! Con il destro esulta Di Naro, perché ha fatto una parata importantissima e forse quello che è mancato al BSR fino a questo momento. Il giocatore numero 14, Sansone, che è entrato con un impatto devastante sulla partita, ha provato questa conclusione velenosa, ben parata, respinta da Di Naro. Attenzione al calcio d'angolo, la palla messa in mezzo, quindi Guerrieri si avventa sulla palla. Guerrieri lotta con Coppo, riesce a mantenerla, ancora Guerrieri, Coppo però in chiusura prova ovviamente a raccogliere tutte le energie positive il BSR per provare un attacco vincente. Attenzione, contatto proibito al limite dell'area, vediamo se calcio di rigore o no. No, di qualche centimetro fuori, al di là della linea che demarca l'area di rigore. Adesso tutti i giocatori attorno all'arbitro, calcio di punizione, verrà anche ammonito il giocatore della Biellese. Tante proteste. Eh sì, io ho avuto sinceramente l'impressione che il fallo fosse avvenuto dentro l'area di rigore, completamente diversa invece la decisione dell'arbitro, che ha decretato un fallo dal limite. Tra l'altro l'arbitro che sta per sventolare, anzi lo fa adesso, un giallo ai danni di Vanoli. È stato lui a commettere il fallo, dunque ottima occasione questa per il BSR per pareggiare quando il tempo stringe. Un'occasione veramente ghiotta per i padroni di casa per segnare il gol del pareggio. Adesso vediamo ovviamente chi si incarica della battuta in panchina. Hanno un grande esperto nel calciare le punizioni, che è Bontempo. Il BSR però ovviamente adesso in campo ci sono altri giocatori e sul pallone ci sono sia Guerrieri che Sansone. Siamo veramente al limite, però intanto c'è un cambio, perché esce Delisi, è pronto ad entrare Careri al suo posto. Dicevamo, si è visto come la qualità poi messa a disposizione dei compagni da parte di Cedro e Sansone, grandi assenti a inizio della partita, possano poi essere fondamentali per provare a smuovere un po' le acque stagnanti di questo incontro per quel che riguarda un BSR fino a questo momento scarico e sterile in fase offensiva. Ma seguiamo questo calcio di punizione, perché Guerrieri si è allontanato e l'incaricato a battere questa punizione è Sansone! Cerca la soluzione sul secondo palo a sorprendere Di Naro.
che però sembrava poter leggere la traiettoria, che comunque è sorvolata sopra la traversa. Eh sì, qui Dinaro è stato, non si è fatto sorprendere dalla conclusione di Sansoneo, che comunque terminata alta era posizionato molto bene il portiere della Biellese, che ha controllato la traiettoria del pallone che si è spenta alto sopra il secondo palo. Attenzione, la Padula prova a correre, ad attivare il turbo, fermato però da Guerrieri, quindi del Boccio, la allontana. Vanoli ancora in avanti verso Giunta. Coppo si sta sovrapponendo, Quarna va alla conclusione, Coppo ignora il suo compagno, si era inserito, aveva proposto lo scarico e tra l'altro aveva anche tanto spazio davanti a sé, conclusione che si spegne sul fondo. Hai detto bene, un po' egoista in questa situazione Coppo, che si è fatto ingolosire dalla conclusione, quando invece era forse meglio servire Quarna, che si era inserito molto bene in sovrapposizione e aveva dato aveva tra l'altro tanto spazio davanti a sé per giungere sul fondo e calciare poi il pallone in mezzo. Quindi insomma un'occasione un po' sprecata per chiudere definitivamente i conti da parte della Biellese. Intanto è pronto un cambio anche per gli ospiti, perché esce Marazzato ed entra al suo posto Ferrari. Anche Marazzato ha fatto gol, ha sbloccato l'incontro, ha fatto una buona partita e si è dimostrato cinico, perché poi alla fine ha avuto pochissime occasioni e quella l'unica forse occasione che ha avuto è riuscito a finalizzarla. Eh sì, è stato bravo Marazzato, lui che non è neanche tra l'altro un bomber di razza. Questo è solamente il quarto gol per lui in campionato e dunque è stato bravo a concretizzare anche una delle poche occasioni avuta dalla Biellese. Un giocatore dunque che ha dato un contributo fondamentale quest'oggi nella partita, ma non solo per il gol, tanto movimento, sempre a mettere in apprensione la difesa avversaria, dunque uno dei migliori in campo quest'oggi. 240 secondi alla fine, più eventuale recupero di questo match che la Junior Biellese sta conducendo proprio in virtù della rete di Marazzato. Ma ricordiamolo, BSR che dal sedicesimo minuto del secondo tempo in poi ha dovuto giocare con un uomo in meno. Sansone prova ad inventare centralmente, attenzione, la palla prolungata per l'Alcianese, la chiusura di Cossavella, bravissimo Cossavella a togliere la palla dai piedi di Lancianese, a smorzare l'entusiasmo del numero 9 che era già pronto a urlare. Eh sì, è stato molto bravo Cossavella, un po' in ritardo Lancianese, intanto occhio alla ripartenza. Occhio perché Coppo prova ad andarsene, ancora Coppo cambia passo, in mezzo c'è Ferrari, Coppo però si ferma, arriva a rimorchio Vanoli, c'è la Padula, ancora Vanoli inventa molto bene, trova un varco per Coppo, la palla messa in mezzo, troppo facile la lettura di... Attenzione perché qui viene fermato, però era caduto Ferrari. Bravo in chiusura Bertello. Quindi ancora Sansone, vorrebbe la palla Ferrari, non lo serve. Sansone è costretto a rinculare e a scaricare il pallone per Todella, che ovviamente con l'ingresso di Sansone è tornato nella sua posizione naturale davanti alla difesa, a provare ad inventare e a dettare ritmi di gioco. Ancora Todella apre molto bene per Sansone, la domestica, ancora Sansone prova la conclusione, fermato da Quarna, poi qui commette fallo, spinge via il terzino destro bianconero, ha sicuramente dato un'altra chiave di gioco dal punto di vista tattico. Sansone sicuramente ha aumentato i ritmi e ha dato più soluzioni offensive alla squadra di Faghino. Eh sì, con l'ingresso di Sansone il giocatore stesso ha portato veramente nuovo fosforo al centrocampo e anche alla manovra offensiva del BSR, che in questo momento si affida molto alle iniziative del numero 14 che gioca sulla sinistra. Un giocatore veramente che sta mettendo in difficoltà il diretto marcatore, ovvero Quarna, che non riesce ad arginare in maniera efficace Sansone, che dunque sta facendo il bello e il cattivo tempo in questo secondo tempo. Intanto è stato espulso, credo, De Bernardi. L'arbitro è andato davanti alla panchina. Attenzione, no? Qui no, probabilmente ha espulso Marazzato l'arbitro,
diventa difficile capire per quale motivo, credo ovviamente per proteste, però non capisco come mai Marazzato sia andato a inveire nei confronti dell'arbitro, che tra l'altro aveva fischiato anche la punizione alla Junior Biellese. Comunque fatto sta che Marazzato sta decidendo la partita con il suo gol, però è stato espulso dalla panchina. Tanto qui fallo di Vadalà su Ferrari, si arrabbia Faghino, urla, ha preso la palla, però non ne vuole sentire il direttore di gara Peloso. Guerrieri arriva sul pallone, lo prolunga in fallo laterale, non ha ovviamente la necessità la Junior Biellese di aumentare i ritmi di gioco. Giunta all'indietro, poi ancora Coppo, ovviamente allarga per Vanoli, palla in mezzo, facile per Del Boccio, deve distendersi velocemente il BSR, palla centrale a cercare Lancianese, che forse scalcia Cossavella, infatti è così, calcio di punizione per la Biellese. Mugugni qui in tribuna, l'impianto Leonardo da Vinci Grugliasco, però è ineccepibile qui in questo caso il fischio arbitrale. Eh sì, è stato troppo vigoroso l'intervento di Lancianese, che ha scalciato il difensore che l'aveva anticipato in modo netto, dunque la punizione giustamente assegnata agli ospiti, che in questo momento commettono a loro volta fallo ai danni di Cedro, che dunque insieme a Sansone sta veramente un po' cambiando il volto di questa partita. Attenzione Sansone, attenzione qui, perché Guerrieri ha provato ad imbeccare il taglio di Sansone. Dinaro però sta facendo un ottimo controllo dalle sue parti con assoluta tranquillità, mentre siamo praticamente al 45esimo minuto. Vediamo adesso l'entità del recupero. Del Boccio deve affrettare ovviamente la manovra, il BSR, sono 5 i minuti di recupero, c'è ancora tempo e speranza per i padroni di casa per provare a pareggiare questa partita. Ovviamente non è facile per il BSR, che nelle ultime 6 partite ha raccolto solamente 3 punti, inanellando una serie di 5 sconfitte consecutive. Diventerebbe una mazzata importante ovviamente non essere riusciti a portare a casa nemmeno un punto quest'oggi, anche perché ricordiamolo, i prossimi avversari sono avversari decisamente importanti. C'è il Gozzano, che fa praticamente un campionato a parte in questo campionato, 43 punti praticamente da sola al comando, e vincerà a mani basse probabilmente questo girone. Ma poi c'è anche il Baveno, che è la seconda forza del campionato, quindi sicuramente non è un calendario che sorride al BSR. BSR che tra l'altro sta cercando anche dei rinforzi nel mercato, ovviamente anche dovuto alla rottura di Trentinella. Sta provando a contattare Sorrentino del Casella e Ligotti del Cavour. Non è facile ovviamente per questa squadra, che ha ovviamente una dimensione molto più ridotta rispetto a tante realtà che ci sono in questo campionato. Sì, soprattutto ad esempio anche rispetto alla Biellese, che è una squadra che ricordiamo affiliata anche alla Juventus. Ci sono molti giocatori che provengono dalla Pro Vercelli, altra squadra che mantiene dei contratti stretti con la formazione bianconera di Torino. Dunque è una squadra che punta molto sul settore giovanile, ci sono tanti giovani in campo, e che proprio grazie alla forza del proprio settore giovanile cerca di scalare un po' la graduatoria in eccellenza. Negli ultimi 2 campionati un 8° e un 9° posto, quest'anno cercheranno sicuramente di fare meglio. Intanto attenzione qui, perché Giunta se n'era andato molto bene a Cedro, che lo ha atterrato. Tra l'altro, proprio a proposito di mercato, lunedì è stato ufficializzato e comunicato l'ingaggio dell'attaccante classe 85 Matteo Baldi, autore della passata stagione di 21 reti con la maglia dello Sporting Bolizago in eccellenza. Baldi che sarà disponibile solamente a gennaio e può ritornare utile, perché come abbiamo visto, intanto qui rischia Vadalà, che dovrebbe allontanare il pallone.
in qualche modo se la cava e guadagna anche un fallo laterale. Comunque dicevamo che abbiamo visto che la Junior Biellese, dopo l'infortunio di Mabritto, intanto attenzione a questa palla larga per la Padula, bravo del Boccio, ancora la Padula, palla in mezzo e poi arriva il gol di Coppio, 2-0. Partita archiviata da parte della Junior Biellese quando siamo al 48esimo del secondo tempo. Game over qui al Leonardo da Vinci. Il BSR crolla sotto i colpi della Junior Biellese, che trova il raddoppio con Coppo. E ha perso completamente la bussola in questa azione il BSR, che si è fatta trovare completamente sbilanciata nella parte mancina del campo dove si è inserito la Padula, che poi ha servito Coppo. 2-0 quindi per la Biellese. Eh sì, qui è stato un po' è stato marchiano l'errore del terzino destro Guerrieri, che era salito molto per spingere in attacco nel tentativo di trovare un gol, e invece così facendo ha lasciato un varco enorme alla Padula, che dopo aver provato la conclusione parata molto bene da Del Boccio, che veramente ha fatto l'impossibile in questa situazione, ha servito poi in mezzo un pallone facile facile per Coppo, che doveva soltanto più spingerlo in fondo alla rete. E ovviamente non è un risultato che fa male al BSR, che qui prova in qualche modo con un moto d'orgoglio a provare ad impensierire la Junior Biellese. Non era facile sicuramente provare a sovvertire l'1-0 di Marazzato, soprattutto in 10 uomini. A questo punto pesa tantissimo, l'avevamo detto, d'altronde l'espulsione di Marmo. Rimane l'impressione che questo BSR ci abbia provato, ma forse non abbia i mezzi giusti per provare a rendersi pericolosa. Tra l'altro un BSR che aveva cominciato questo campionato, questa stagione, in maniera positiva, nonostante comunque avesse avuto un avvio decisamente complicato dovuto anche al calendario. Però nonostante le sconfitte erano arrivate prestazioni confortanti, poi è cominciato, intanto e finisce qui la partita, quindi 2-0 per la Biellese in virtù del gol di Marazzato e di Coppo al 16esimo, al 48esimo del secondo tempo. Dicevamo di un BSR che poi è entrato all'interno di un vortice negativo, una serie di prestazioni e anzi di risultati negativi che hanno influenzato poi anche le prestazioni della squadra, che in questo momento vede nero, è in una crisi importante, rischia di essere risucchiata nelle parti basse della classifica, dove d'altronde già milita, rimane a 12 punti mentre sale a 24 punti la Junior Biellese, che avrà come prossimi incontri la gara in trasferta contro il 9, poi in casa contro la Igreville. Insomma, un BSR che difficilmente dovrà cercare di rialzarsi, per quanto ovviamente gli è possibile, nelle prossime partite, che sono veramente molto complicate. Eh sì, perché come hai detto tu, nelle prossime partite giocheranno contro il Gozzano e contro il Baveno, che in rosa hanno i due migliori marcatori di questo campionato, ovvero con 14 gol Guidetti del Gozzano e con 12 Hado del Baveno. E dunque saranno due partite molto complicate per il BSR, che deve soprattutto cercare di risollevarsi sotto l'aspetto morale, perché comunque quest'oggi la prestazione non è stata assolutamente malvagia da parte dei padroni di casa, che fino a quando non hanno subito il gol e la conseguente espulsione di Marmo hanno disputato una buona partita e sono riusciti anche a mettere in crisi la Junior Biellese. Prosegue quindi il percorso positivo della Biellese, che nelle ultime 5 partite ha portato a casa 8 punti, si porta oggi altri 3 punti a casa. Per noi è tutto, un saluto dall'impianto Leonardo da Vinci di Grugliasco, vi giunge da Federico Spanu e da Eugenio Sesia.